Allora, sì, lo so, sono sparita, però tra lavoro e altre cose non ce la facevo a registrare, sono stati dei giorni troppo impegnati e troppo caldosi, come oggi. Caldosi si dice, vabbè. E oggi fa troppo caldo. E nulla. Questo è il video dei prodotti finiti di giugno. Solo prodotti del corpo, perché quelli di make-up ve li faccio a parte. Ne ho già tre o quattro finiti. Ce la sto facendo a finire un po' di make-up. Comunque iniziamo perché sono un pochettino. Quindi esco ad Andum, iniziamo da questo deodorante Neutro Mad. Questo non è quello col tappo rosa, PHC.5, Dermo Defense 5, 5 azioni dermo difensive sensitive, ipoallergico, dura 48 ore. 48 ore non ve lo so dire. Sì, ve lo so dire, non dura perché dopo un'ora io ero già sudata e già puzzavo. Quindi, pessimo, non mi garba. L'odore non mi fa impazzire e non credo di ricomprarlo. Infatti ora sono in fissa con un altro deodorante da uomo, però. Comunque non ve lo consiglio, non lo comprate. Ho finito queste villine di Moschino della Tempo che ha fatto in edizione limitata con Moschino la confezione, perché tanto le salviette sono bianche, non è che hanno la faia di Moschino. Semplice salviette, non mi sono così tanto garbata a dire le ricompro perché l'ho comprata soprattutto per la scatola e basta. Quindi boh, ora non so se ci rimetto altre salvine e lo uso, se no, boh, non lo so, vabbè. Poi, questo è lo shampoo di L'Oreal. Questo sì, mi è garbato. Super formato 2,50 più 50 ml, credo gratis, dicono gratis, però. Olio straordinario, shampoo ricci sublime, 5 micro oli di fiori preziosi più olio da Dalma. Nutriente anticrespo, ricci leggeri e setosi, sbrillantezza intensa, capelli ricci e mossi. Allora, mi ha garbato, poi di nutrizione me l'ha data. Anticrespo, perché non lo so sinceramente, perché io dopo avermelo asciugato con l'asciugamano ci passo l'olio di Avon per i capelli secchi, quindi quello un po' mi fa andare via il crespo, non so se questo, l'olio sì. Quindi non ve lo so dire, però comunque mi è garbato perché mi teneva i capelli lisci, no lisci, setosi, morbidi. Quindi questo sì mi è garbato. Lo ricomprerò, ma ho solo lo shampoo. Questo bagno schiuma neutro con fragoline e mirtilli di Mantovani. Buonissimo, l'ho amato. Mi garba tanto l'odore. L'avevo comprato, credo, a Tigotag a 99 centesimi, una cosa del genere. E mi è garbato tanto. Se lo ritrovo lo ricompro. Questo dentifricio della pasta del Capitano anti-tartaro con peel-off sfatti, ideale per
perfumatore, infatti io l'avevo comprato, poi c'era scritto perfumatori. Questo l'ho comprato io dai cinesi, non mi chiedete il prezzo perché non me lo ricordo. E un semplice dentifricio non mi ha fatto impazzire, non l'ho più ricomprato perché poi non credo che ce l'hanno ancora dai cinesi, non l'ho più visto. Nulla, un semplicissimo dentifricio, non mi ha fatto impazzire. Ho finito il bifasico di Brochet che mi manca. Ora devo ritornare a Firenze a comprarmelo perché questo è top. Mi ha levato tutto il trucco degli occhi e sento che mi manca perché con l'acqua micellare di Garnier sento che non mi leva tutto il trucco. Quindi lo ricompro. Questo è top, mi ha garbato tantissimo. Ringrazio Daniela di avermelo regalato. Vi mando un grandissimo bacio. Ogni tanto so che guarda il video. Quindi nulla, lo andrò a ricomprare. Quindi lo rivedrete in altri video. Ve lo consiglio, costa 6 euro, eh. Ve lo dico, costa 6 euro e qualcosa, però i 6 euro sono spesi benissimo. Se ancora non l'avete provato, andatelo a pigliare. O cercate una consigliera di Brochet, se no cercate il negozio più vicino a voi, perché ci sono anche i negozi, non c'è solo il consigliere. E per fortuna qui a Firenze hanno aperto il brochet. Poi, che è successo? Questo dolce a crema vellutata delizia di frutta della Cleo, anche questo ottimo, ve lo consiglio. Questo e quell'altro della Mantovani mi sono garbate assai. Questo sì lo so di che lo ritrovo. Quello della Mantovani non lo so se lo ritrovo. Quindi se lo trovate questo compratelo perché è buonissimo anche questo. La fragranza sul corpo per qualche ora la sentite. Quindi è top. Poi. Ah già. Aspettate, torno subito, mi sono scordata una cosa. Rieccomi, mi ho scordata un pennello, infatti se vedete questo pennello si è rotto in due. È cinesino, perché l'ho comprato in un negozio dove ha 1 euro. Però si è rotto. Eccolo qua. E questo lo usavo per mettere gli ombretti sulla palpebra. Poi mi si è rotto anche questo pennello della Royal Beauty, che è la linea del Caddy, che prima si chiamava Caddy, ora si chiama Caddy, che l'avevo comprato, lo vendono come per il blush, però io l'ho usato soprattutto per mettermi la cipria. La cipria mi ha garbato per il brush, no, mi faceva schifo. Quindi mi si è rotto, non so come ho fatto, mi si è rotto. Infatti ora c'ho quello di H&M da rompere anche quello. Perché io rompo sempre tutto. Poi ho finito questo contorno occhi di Bottega Verde, che questo è per le donne 30 più. Mia mamma mi ha comprato questo e non è che me ne ha comprati uno, due me ne ha comprati e gli è finito proprio, non c'è più nulla, non c'è neanche una briciola, gli è vuoto. Che dire, non ho visto tutto questo wow e contornocchi migliore del mondo perché io non ho tante borse, non ho tanto bisogno, però comunque mi garba usarlo, mi garba coccolarmi, quindi lo uso.
Ora l'ho messo in frigo perché volevo provare a usarlo più fresco e mi garba di più. Non mi dà tutta quella illuminatezza che mi dovrebbe dare, comunque non è male. Questo c'ha l'un. Ho trovato l'unico difetto che mi bruciava un pochettino qui sull'occhio. Un pochettino mi bruciava, però ora con quello nuovo no. Con questo qui sì, ma ora lo riproverò. Se lo fa anche quell'altro, finisco quello e poi non lo ricompro più. Comunque, vabbè. Questo di Brochet, di Bottega Verde, che si chiama Splendida, trattamento occhi anti-rughe illuminante con estratto di fico d'India di Sicilia e vitamina B5 ed E. Questo. Mia mamma me l'aveva comprato a sconto, che costava 25 e l'ho pagato 13 euro. E non so altro, mi ricordo solo questo perché qualche giorno fa ho letto il biglietto, no, il biglietto, lo scontrino. Poi ho finito questa mini size di sciapo nutritive della Vitalcare. Anche questo mi ha garbato perché soprattutto mi lasciava i capelli profumati. Che buono. Sa di, prima che mia mamma mi interrompeva, che questo mi ha gabbato soprattutto perché lascia una profumazione ai capelli per un giorno, uno spettacolo, mi ha gabbato troppo. Se, so che si potrebbe trovare anche quella grande, se sapessi dove trovarla. Se sapete dove trovarla, quello grande di formato, fatemelo sapere giù nei commenti. Nutre e ristruttura il capello. Sì. Sì, mi ha garbato. Poi questo deodorante invisibile di Nivea non mi ha garbato. Pessimo. Non ve lo consiglio e non lo ricomprerò più. Questo balsamo sempre della L'Oreal che è della linea dello shampoo non mi è garbato, non mi stricava i capelli, me li teneva duri, un po' proprio pessimo, non mi è garbato. Quindi lo shampoo sì, lo ricomprerò, il balsamo no. Quindi nulla ragazzi, un minuto. Allora, sono tornata così perché se vedete dove eravate, proprio non ve lo faccio neanche vedere. E quindi nulla ragazzi, questi erano tutti i prodotti finiti di giugno. Io vi mando un grandissimo bacio, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, e attivate la campanellina per sapere quando caricherò l'altro video che ci sarà dopo di questo. Commentate e spolliciate anche. Vi mando un bacio. E ci si vede al prossimo video. Ciao!